Prima di iniziare il video, un saluto a Salvatore Borgatti, ma soprattutto complimenti per la foto. Very nice. Ma hey coach, ben ritrovati dal vostro Andranik Ronton in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Luce Extra. Siamo al terzo extra ed oggi c'è una partita davvero davvero interessante che, a dire il vero, non ho mai affrontato. E questa partita praticamente, ve la faccio vedere subito, ha una controparte su Inazuma Eleven Ombra. E non ho mai neanche affrontato la sua controparte su Ombra. E affrontarla ora sarebbe un po' strano perché ho tutta quanta la squadra al 99, quindi li straccerei tipo immediatamente. Mentre qui ho livello 64 di squadra, quindi sarà una partita abbastanza giocata. Ma troviamo dei giocatori qui su Luce allo stadio deserto. Mentre su Ombra, per trovare dei giocatori stremati al suolo, senza energie, bisogna andare allo stadio Iceberg. Quindi, vediamo un po' questi qui. Possiamo parlare con uno qualsiasi? No, solo con questo qui che forse è capitano. Acqua. Acqua. Wisp. Questi ragazzi sembrano piuttosto assetati. Vuoi dar loro dell'acqua? No. Ma sì, dai! Si scherza, oh, eh. Ok, stavo per ripremere, no. Ah, va molto meglio ora. Capitano, capitano, stai bene? Ho dormito così tanto che con tutto questo sole non riesco ad aprire gli occhi. Dove diamine siamo? Hai gli occhi chiusi, quindi... e voi chi siete? Che sguardi sinistri. Non sarete mica del quinto settore? Quinto settore? Ma certo che no! Hai visto cosa hai combinato, Aitor? Non devi avere sempre quella faccia severa. Io? Sei tu che sei un armadio! Silenzio! Siamo gli artigli del sud e io sono il capitano Cyrus Wisp. Per colpa vostra il quinto settore continua a portare via la sabbia dal nostro deserto. E ora è pieno di buche ovunque. Il quinto settore, per colpa nostra, continua a portare via la sabbia. Ok. Il capitano ci è caduto già dentro 3 volte. Una tragedia. Quello ha tubercolosi. Ci siamo allenati duramente sotto il sole per vendicarci. Le condizioni estreme del deserto ci hanno resi ancora più forti. E oggi batteremo te e i tuoi compagni imperiali. È proprio così. Siamo i migliori. La sabbia inizia a scottarci sotto i piedi, vero? Ma che ne so, questi fanno discorsi per conto loro. Certo. A quest'ora avremmo già surclassato, ma abbiamo avuto un piccolo incidente. Siamo stati risucchiati in un vortice di sabbia e ci siamo ritrovati qui dal nulla. Basta tossire. Ma ora vi abbiamo trovati, scagnozzi del quinto settore. La fortuna è dalla nostra. Dunque, siete pronti a subire una cocente sconfitta? Io non ho capito. Cos'è successo? Io non ho capito perché il quinto settore dovrebbe portare via loro la sabbia. Artiglio del sud. Va bene. Ma vediamoli un po' sti tizi. Il portiere Xavier Shotwell. Perché Shotwell? Perché tira? Sto cataribalista la da porta ci segno magari. Linden Hargrove. Crimson. Crimson? Crimson Jared Dapple Grey, Gamal Everlast, Solomon Roundhay, Harry Wind, o forse il D non si legge, Dryden Zephyr, Cyrus Wisp, capitano, Sandy Dryhill, Keith Wellington. Io non ho capito che problemi hanno con noi. Giochiamola. La gente allo stadio, anche se non c'è una partita in programma, però. Loro magari vedono gli allenamenti, quindi... giochiamo. La passiamo a Michael per iniziare ed evochiamo subito uno spirito guerriero. Non perdiamo assolutamente tempo, ragazzi. Però chi evoco? Lancelotto. Eccolo qua. Il bellissimo spadaccino Lancelotto di fuoco. Oppla, ora un po', oppla, vortice turbino, incrocio esplosivo.
È una bellissima tecnica, ma la odio. Ovviamente se me la fanno contro la odio. Ai ai ai, non mi dire che avoca proprio questo lo spirito. Oddio, è lui? Non mi sembrava lui, mi sa che è lui, sì. Oh, però gli ho rubato pala, gli ho rubato. Fregate. Sabbie mobili, non mi fate paura. Chi evocano loro? Il portierone? Ah, l'ha capito. Gli sta a prendere... Ah, non è portiere? Eccola. Se non è portiere, allora tempesta di zolfo. O pioggia di zolfo, pioggia di zolfo. Tempesta non lo so perché mi è uscito così. Tempesta, però è pioggia. È buona comunque. Il fatto che siamo riusciti a scappare a due con lo spirito guerriero è eccezionale. E mio santo cielo, para la palla. Oh, oh no, sto fuori gioco. Vabbè. Se dopo che ho tirato lo sospettavo che fosse fuori gioco. Un altro? Sono tutti quanti evocatori? Mi sa di sì, eh. Mi sa che sono tutti quanti evocatori. E non va bene. Non va affatto bene. Inoltre non abbiamo segnato con pioggia di zolfo al livello 2? Michael, vero, ti pareva? Vabbè. Dai ragazzi, ripiatevi, ripiatevi. Arion, ce la farà Arion? No, non ce la fa mai. Eh beh, che mi aspettavo. Ah però, mo però con maestro ti fai un po' male. Facciamo a pugni. Io ho quattro braccia, dovrei essere più forte. E lo, non lo sono però, non lo sono. Per un attimo ci ho creduto. Oh, Gabi! Grande. Quanto adoro questo giocatore. In questo Inazuma Eleven è OP a bestia. Poi dopo diventa un difensore normale. Evochiamo anche Pegaso! Woohoo! E nel secondo tempo... No, non lo so. Non so se nel secondo tempo riesco a tenermi i giocatori tutti attivi con lo spirito. Però devo fare assolutamente gol. Grande! Oh, quanto amo quel giocatore. Tira! Io non è in fuorigioco! Ed eccolo a voi! Angelo perduto! Vai così! Insaccala in porta! Barriera monolitica non ti salverà questa volta! Gol! E sfonda la rete, ora riempie. Riempie, gonfia la rete, ecco il termine esatto. Gonfia la rete. Oh no! Fin troppo facile. E ragazzi, appena si ricarica lo spirito guerriero, scattò. Ah. 2-1, eccolo! No, 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 sfondamento. Non ho paura di voi. Eccolo qua, evochiamo Grifo. Che la scorsa volta ho chiamato 3 volte, più di 5 volte, Flamberga. Le altre 2 non le ho contate perché, vabbè, avete capito, no? Infatti l'ho detto, avete capito. Sorpresa solare. Beh, in effetti con Victor non sto usando tattiche evasive di fuoco, ma erba e montagna, mi sembra. Quindi è normale. Oh, Arion che non riesce a raggiungerlo. Ok, andiamo con Arion ora. Ah, finisce il tempo. No, vabbè, lo spreco. Stavo per passare quando... Boh, mi si è attivata la scena. Ah. Ah. Ci sta? Abbiamo cose più importanti a cui dedicare il nostro tempo. Non abbassiamo la guardia. La partita non è ancora terminata. Esatto. Abbiamo 5% in più di possesso palla. Cioè 10% in più. 5 perché avevo letto 55. Stavo un attimo a pensare. No, è 10% in più rispetto a loro. Loro sono però più forti tecnicamente. E la loro squadra, la fusione con l'altra squadra ovviamente, è ancora più difficile da battere. No, non ci sto capendo nulla. Arion non mi va avanti. Arion, è normale che dopo questi mi superano, no? Arion, è tutta per te. Ecco, bravo.
Ah, pure c'ha Varius. Distrutto! Dicevo, la loro squadra, che è la fusione con l'altra, che è abbastanza... è come questa, di livello, però vabbè... si chiamano in un altro modo. Mo non mi ricordo. Però comunque sia... la fusione mi sa che se questi già sono forti così... figurati la fusione come può essere. Grifo arriva in porta che non ha punti per tirare, ma io mi arrabbio, eh. Gara. Ah, no, questa è Sirena. Garas è quell'altra. Vuoi danzare? Danziamo. Oh, una botta in testa. E finisce tutto. Vorrei riuscire a tirare con Grifo, perché il portiere ha evocato lo spirito. Pura tattica. Mannaggia a voi. Oh, piatevi questa. Luce sacra, basta, gli lasciamo fare. A saperlo quello che vogliono usare. E vabbè, è andata malissimo però. Vediamo un po' se ce la facciamo. Con Inno di Atena, grande! Grande Inno di Atena. Ora si avvicina alla porta. Con Grifo e potrei tirare. Dai, dimmi che posso farlo. Tiro. Sì, è un tiro normale. Giusto per... perfetto, va bene così. Va bene, non c'è problema. Perfetto, ora devo evocare Atlante per difendere la porta. Oh! Già ronda prenotata lì per comprendere lui, non da sola ha fatto. Muro di roccia, grande. Oh, ronda è fantastica pure, è forte. Tiro soprannaturale? Ci sta? Certo, lo para, però... perfetto. Bella sta tech. Cos'è successo lì? Non lo so, è successo qualcosa di strano. Volevo dare veramente questo spirito a Victor, perché è più forte ed è fuoco, quindi riceve un bonus. Però nastri paralizzanti non mi sembra proprio il caso. Dai, vabbè, comunque sia. Oh, 1-0. Proprio... dang. Va benissimo, 1-0. Sono soddisfatto. Poteva andare meglio. Abbiamo perso. Sì, la vittoria è nostra! Non ti saltare più di tanto. Tè sfavillante e panino sfavillante. Ora lo capite che noi siamo buoni? Non è possibile. Credevo che avremmo vinto a mani basse. Dove abbiamo sbagliato? La prossima volta vi spazzeremo via come il vento fa con le dune. Gli amichevoli extra segneranno la vostra fine. Bene, nel prossimo episodio, che uscirà ovviamente domani, affronteremo la fusione di questa squadra con l'altra. E come sempre, Kuj, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Nazuma Eleven Go Luce. Vi ricordo come sempre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!